È l'ultimo weekend segnato dalla fine delle vacanze e dei rientri a casa per il ritorno al lavoro e la preparazione alla riapertura delle scuole sul bollettino della rete ANAS, dove è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del centro-nord. Viabilità Italia ha annunciato dunque bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata, anche di domani, sabato 31 agosto e per domenica 1 settembre. Spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia, dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e dai confini di Stato. Come sempre, il calendario dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di ANAS e di Viabilità Italia. Per consentire la fluidità del traffico, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre. Saranno infatti sospesi 906 interventi, il 70% dei cantieri attivi. Si prevede inoltre un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 31 agosto, dalle 8 alle 16 e domenica 1 settembre, dalle 7 alle 22. Per quanto riguarda il territorio della provincia di Salerno, l'intensificazione della circolazione stradale potrà riguardare la 2 autostrada del Mediterraneo, che attraversa l'intera Campania, anche il tratto salernitano della statale 18 Tirrenia Inferiore verso la Calabria. La presenza su strada di ANAS sarà di circa 2.500 risorse, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle sale operative e delle sale situazioni nazionali che assicurano il monitoraggio della rete autostradale e del traffico in tempo reale H24.